Salve, oggi parliamo della parola credo. Questa parola richiederà un paio di video. Il primo video però importante, nel video precedente, quando abbiamo parlato di io credo, ho detto che il credo è una risposta, in realtà non è un'iniziativa nostra. Per questo è possibile prendere questa decisione, come ti viene porta una mano, tu la puoi prendere o la puoi rifiutare. Allora, come in che senso è una risposta? È semplice, no? Per tutta la vita noi abbiamo occasioni di sentire la voce di Dio che ci chiama, ci ha parlato attraverso forse i genitori, o attraverso un sacerdote, o attraverso un gruppo, o attraverso le persone che abbiamo incontrato, situazioni concrete, a volte drammatiche. Per me è stato molto importante a un certo punto una malattia grave per decidermi per il Signore. È una risposta. Dio parla coi fatti della vita. Questo è il punto. Per questo il cristianesimo non è un'ideologia, non si aderisce a delle idee. È pieno di idee stupende il cristianesimo, ma queste sono un derivato. La cosa fondamentale sono i fatti. Chi parla solo nella mente con le idee è il nemico, che non ha potere sulla realtà, il demonio. Può parlare soltanto con gli stati d'animo, i pensieri, eccetera. Ma Dio parla coi fatti. La fede è una risposta a Dio che ti parla nei fatti della vita e poi con persone che ti danno una parola, che accompagnano questi fatti. Però la cosa essenziale è il fatto, se tu prendi la scrittura, prendiamo un paio di personaggi, Abramo, dice la scrittura, il nostro padre nella fede. Allora, che succede a Abramo? Abramo succede che lui si ritrova di fronte un Dio tra i tanti, un politeista, tanti dei, siamo nel 1800 avanti Cristo, sembra, e lui sente questa voce che lo sfida: esci dalla tua terra, ti darò io una terra, ti darò una discendenza, tu che non hai nessun figlio. E lui decide di seguire questa voce. Era pazzo? No. Era uno che non aveva più niente da perdere, certamente. Però perché invece ormai è un po' anziano, non si è messo a riposare dove stava e si è inoltrato in questa avventura? Perché ha riconosciuto che questa voce, questi fatti e questa voce che li interpretava corrispondeva in fondo ai desideri del suo cuore come nessun altro. Cioè Dio parla coi fatti e lo fa in modo che va a cercare un punto dentro di te dove tu sai che in fondo questo è vero. Lo puoi accettare o rifiutare, perché è sempre scomodo Dio, sempre un po' scomodo. Ci lascia la libertà di rifiutarlo, ma sai in fondo che quella è la verità. Un altro personaggio molto importante lo troviamo subito nel Nuovo Testamento, è Maria. A Maria anche arriva così. Maria certamente ha ricevuto tanto dalla sua educazione, Maria conosce la scrittura, si vede da come risponde dal Magnificat, però a un certo punto viene interpellata di persona, lì nasce la fede. Dall'angelo che le prospetta questo progetto di Dio fantastico, che non è incredibile, perché conosce la scrittura, Maria lo sa che è possibile. Non sa com'è possibile in lei, com'è possibile, non conosco uomo. Ma quando l'angelo le parla, Dio le parla attraverso l'angelo, Maria dice sì. E quella sua risposta è piena di conseguenze straordinarie. Senza il sì di Maria non ci sarebbe stato Cristo, non saremmo salvi. Cristo prende la carne di Maria nel suo seno e la vita di Maria si trasforma. Questa ragazza buonissima, una santissima ragazza di un paesino della Galilea scordato da tutti, che fino al 1900 se ne dubitava l'esistenza addirittura, poi sono state trovate le prove archeologiche, questo paesino diventa la donna più importante di tutta l'umanità, la persona più alta nella vera gerarchia, che è la gerarchia della santità, Maria, fino a accogliere anche noi sotto la croce come suoi figli, da questa fede. La fede è una roccia, in ebraico si chiama emunà, che significa, da cui viene la parola amen, per esempio, cioè è qualcosa di solido. I nostri pensieri, le ideologie, i nostri umori sono sabbia. E tante volte lì costruiamo la nostra vita, la nostra casa, su questa sabbia, e crolla. Ma quando crolla è una parola di Dio, dice prova sulla roccia, prova su questa fede, e vedrai che di fronte alle tempeste della vita
La tua esistenza non crolla, la tua casa resiste, anzi, si fonda ancora meglio. Quando diciamo credo, diamo questa risposta. Ti benedica il Signore e ti protegga.